Mafia e corruzione al comune di Tremestieri, arrestato il sindaco, sospeso il vicepresidente della regione San Martino, 11 indagati tra politici, funzionari comunali e imprenditori. Non accetta di essere pagato con soldi falsi, rider picchiato dal branco al quartiere Ceppe, indagano i carabinieri. La Coldiretti chiede lo stato di emergenza idrica per la Sicilia, situazione gravissima per la siccità che continua nella regione. Da sabato prossimo a Palermo al via la 69esima edizione della Fiera del Mediterraneo. Inaugurata a Palermo la Biblioteca Blu di Palazzo Jung, il progetto dedicato al Novecento all'interno dell'iniziativa Il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Bentrovati alla prima edizione delle TG Media News di mercoledì 17 aprile. In primo piano operazione Pandora, mafia e corruzione al comune di Tremestieri, arrestato il sindaco, sospeso anche il vicepresidente della regione siciliana San Martino. 11 indagati tra politici, funzionari comunali e imprenditori. Tra le accuse contestate, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e anche turbata libertà degli incanti. Tutti i dettagli li ascoltiamo adesso nel servizio. Scambio elettorale, politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Sono questi i reati per cui oltre a 100 carabinieri del comando provinciale di Catania, nell'ambito dell'operazione Pandora, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ateneo nei confronti di 11 persone tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori. Le indagini portate avanti tra il 2018 e il 2021 avrebbero fatto emergere gli accordi illeciti tra alcuni amministratori del comune di Tremestieri Ateneo, in provincia di Catania, ed elementi vicini alla cosca mafiosa Santa Paola Ercolano, riguardanti l'elezione nel 2015 dell'attuale sindaco Santi Rando, destinatario della custodia cautelare in carcere per scambio elettorale politico mafioso e corruzione aggravata. Quanto la successiva degenerazione affaristica dell'ente messa in atto dai funzionari infedeli mediante delle fasi corruttive per concedere permessi e assegnare lavori agli imprenditori amici. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, ci sarebbe stata una strategia dei vertici comunali per neutralizzare ogni forma di opposizione politica. L'accordo corruttivo con lo storico consigliere d'opposizione Mario Roncisvalle, destinatario degli arresti domiciliari per istigazione alla corruzione, poi transitato tra i sostenitori di Rando per le amministrative del 2021. Titolare di una farmacia a Tremestieri Ateneo, anche tramite l'intervento del vicepresidente della regione Luca San Martino, destinatario della sospensione per un anno dai pubblici uffici per corruzione aggravata, principale referente politico del primo cittadino e all'epoca dei fatti deputato regionale, Roncisvalle sarebbe stato avvantaggiato attraverso la riduzione del numero delle farmacie presenti nella pianta organica comunale, promettendo in cambio il sostegno elettorale per le elezioni europee del 2019 al candidato sostenuto da San Martino. E restiamo ancora sull'inchiesta al comune di Tremestieri. Luca San Martino ha rimesso l'incarico di assessore regionale e vicepresidente della regione dopo essere stato raggiunto da misura cautelare interdittiva. Gli approfondimenti nel servizio. Ho scritto una nota al presidente della regione Renato Schifani per rimettere l'incarico di assessore regionale e vicepresidente della regione dopo essere stato raggiunto da misura cautelare interdittiva in relazione a un'ipotesi di reato lontana del tempo. Ringrazio il presidente per la fiducia dimostrata nei miei confronti e per il lavoro svolto fin qui. Tengo a sottolineare che non sono coinvolto in ipotesi di reato di mafia né di voto di scambio. Sono sereno e certo che emergerà la mia totale estraneità ai fatti, risalenti a 5 anni fa che con stupore leggo mi vengono contestati. Lo ha detto Luca San Martino, indagato per corruzione.
I fatti di cronaca che riguardano il vicepresidente della regione San Martino, se confermati, sono gravi e impongono alla politica una riflessione seria e concreta, considerando che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, è assolutamente necessario che i partiti applichino a monte degli anticorpi. Il degrado politico, istituzionale e morale che emerge in queste settimane con le numerose indagini e relative misure cautelari per voto di scambio e patti con la mafia è sconcertante, lo dice il segretario generale della CGIL Sicilia Alfio Mannino a proposito dell'inchiesta al comune di Tremestieri. È segno, sottolinea, che l'economia di molte aree della Sicilia è ancora in mano a faccendieri corrotti, a politici che tradiscono il loro compito di essere al servizio della collettività. E cronaca a Palermo, notte di terrore all'interno del quartiere CEP per un rider accompagnato da suoi tre amici per consegnare pizze, picchiato con pugni, calci e colpi di casco da un branco di ragazzi perché non avrebbe accettato di ricevere soldi falsi per pagare l'ordine. Indagano i carabinieri, tutti i particolari nel servizio. Quattro giovani palermitani dai 22 ai 24 anni sono stati aggrediti e rapinati nel quartiere CEP di Palermo da una decina di giovani che li avrebbero picchiati e colpiti con il casco, calci e pugni. I ragazzi avevano accompagnato un loro amico rider che doveva consegnare pizze e bibite per circa 100 euro in piazza al CEP per conto di un locale. Era l'ultima consegna della giornata, ma i tre amici si sono offerti di seguire il ragazzo a bordo dello scooter fino al luogo della consegna. Arrivati sul posto, i clienti che avevano ordinato le pizze e le birre avrebbero cercato di pagare il conto con soldi falsi. Il rider si sarebbe rifiutato di consegnare l'ordine cercando successivamente di tornare verso il locale, ma sarebbe stato affrontato da alcuni ragazzi che avrebbero iniziato a picchiarlo con ferocia. Ai tre aggressori si sarebbero aggiunti immediatamente almeno altri sette, in dieci lo avrebbero gettato per terra e picchiato. Lo stesso trattamento sarebbe stato riservato ai tre amici intervenuti in soccorso, riuscendo comunque a liberarlo dal branco e fuggire. I giovani aggrediti hanno una prognosi di 21 giorni, sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza e i tabulati telefonici per risalire a chi ha effettuato l'ordine delle pizze e identificare il branco. E cambiamo notizia, la Coldiretti chiede lo stato di emergenza idrica per la Sicilia, visto la situazione gravissima per la siccità che continua nella regione. Ascoltiamo. Il governo dichiari lo stato d'emergenza per affrontare la crisi idrica della Sicilia. Lo chiedono il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e il presidente Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri. Una richiesta che arriva dopo quella avanzata dalla regione siciliana qualche giorno fa, necessaria per le condizioni meteorologiche avverse degli ultimi mesi che hanno provocato una significativa diminuzione delle precipitazioni, compromettendo la disponibilità idrica necessaria per l'irrigazione dei campi e per il sostentamento delle coltivazioni. La media regionale delle piogge rilevate dalla rete SIAS, pari a circa 36 mm, è stata praticamente la metà della norma mensile. Questa situazione critica sta già causando gravi danni al comparto agricolo, con particolare riguardo al settore cerealicolo, ortofrutticolo e vitivinicolo. Prandini e Ferreri sottolineano l'urgenza di intervenire con misure straordinarie per supportare gli agricoltori e mitigare gli impatti devastanti della siccità sul comparto agricolo nazionale, sollecitando l'adozione di interventi mirati, tra questi l'erogazione di aiuti economici straordinari per compensare le perdite subite dagli agricoltori, l'attivazione di misure di sostegno per la gestione idrica e l'accelerazione delle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni e finanziamenti per interventi di efficientamento idrico e irrigazione. È sempre più urgente attuare un piano in vasi per aumentare la raccolta delle acque piovane, come proposto da anni dalla Coldiretti. E continuiamo ancora con l'emergenza idrica in Sicilia. Quali le azioni che sta mettendo in campo la regione per fronteggiare appunto la crisi? Lo abbiamo chiesto a Annello Di Pasquale, componente della Commissione Ambiente dell'ARS. Ascoltiamolo.
Io mi permetto di ricordare che purtroppo questa regione solamente qualche anno fa, durante il governo Musumeci, ha perso circa 400 milioni di euro per 32 progetti che non sono stati approvati perché inadeguati per quanto riguardava appunto il rafforzamento e il potenziamento di tutta l'offerta idrica della regione siciliana. Oggi, dopo quel danno, si cerca di mettere una pezza e aspettiamo risposte concrete dallo stesso Musumeci, che si trova presidente, che si trova ministro della protezione civile, è autorevole componente di questo governo a farci avere le risorse che aspettiamo. Purtroppo però la crisi che noi viviamo non è solamente idrica, per quanto riguarda l'agricoltura e la zootecnia. Abbiamo un settore che è stato dimenticato specialmente per le piccole e medie imprese agricole e zootecniche che oggi rischiano di morire se non viene fatta una legge come la Saccomanni-Mannino, che all'inizio del 90 ha messo in condizione le imprese di poter avere un ripianamento dei debiti, perché veramente sono nelle mani delle banche e sono vicini al fallimento. E non vorrei che tutto questo è messo in conto per favorire la crescita di nuovo del latifondo. E ora ci dedichiamo all'Europa 2024, candidati e scelte politiche. Ne abbiamo parlato oggi con Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Sentiamo. Senatore Pogliese, parliamo di europee, tra un mese e mezzo si vota. Qual è la posizione di Fratelli d'Italia? Avete già deciso, ci sono già i nomi? Sì, stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma in linea di massima la lista si sta configurando come una lista molto forte, rappresentativa del territorio. A Catania si dovrebbero candidare Massimiliano Giammus, sindaco di Gravina, vicepresidente regionale dell'ANCI, di tutti i sindaci siciliani, Ruggero Razza, già assessore regionale alla salute, Giorgia Meloni dovrebbe ufficializzarlo a Pescara, non è ancora certo, ma è molto probabile, dovrebbe essere la capolista, e poi l'onorevole Milazzo, deputato europeo uscente, l'onorevole Savarino di Agrigento, Elvira Amata a Messina, probabilmente Rossana Carnata ad Avola, e il candidato sardo che dovrebbe essere l'onorevole Sasso. Questo è lo schema di una lista certamente forte e radicata, potrebbero esserci ovviamente qualche parziale novità, ma in linea di massima dovrebbe essere questo lo schema che si dovrebbe tramutare nella lista ufficiale Fratelli d'Italia, in un momento molto felice per il nostro partito, di grandissima crescita, grazie alla credibilità e alle eccezionali capacità di Giorgia Meloni, e grazie anche ad una classe dirigente radicata nel territorio che vuole portare la bandiera di Fratelli d'Italia e le istanze del nostro territorio a livello parlamentare, regionale, nazionale ed europeo. E ora ci dedichiamo alla prevenzione incendi 2024, ordinanza stringente, task force per fronteggiare tutti i rischi. Al via anche ristori per i cittadini che fanno domanda. Il punto nel servizio. L'amministrazione comunale di Acireale dà disposizioni stringenti per prevenire i rischi incendi. L'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Barbagallo obbliga i proprietari dei terreni a provvedere agli interventi di pulizia entro l'1 maggio e amplia le fasce portandole a 20 metri dai punti sensibili e dalle strade del centro cittadino e a 10 metri da terreni confinanti e strade. È stato richiesto inoltre alla Protezione Civile regionale il potenziamento di mezzi con due autobotti con lance. A Palazzo di Città il sindaco Roberto Barbagallo ha presentato le misure adottate nel piano di prevenzione incendi. Diciamo che nel frattempo c'è l'assessorato al bilancio della Regione Siciliana che si è mosso attraverso, diciamo, una circolare a cui i cittadini potranno aderire. E contemporaneamente credo che arriverà a breve anche una scheda da parte della Protezione Civile nazionale e a cascata regionale, e quindi i nostri concittadini dovranno, come dire, aderire anche a questa scheda. C'è un attimino di confusione perché pensate bene che molto probabilmente si faranno due richieste, una alla Regione e l'altra allo Stato, e poi il cittadino valuterà qual è, diciamo, il rimborso più corretto, perché ho visto che l'assessorato del bilancio dà un tetto massimo di 50.000 euro. Capite bene che ci sono anche i cittadini che hanno perso la casa interamente, e quindi con 50.000 euro al massimo acquistano una roulotte.
Però intanto abbiamo questo, detto attraverso un messaggio a tutti i concittadini di man mano che arrivano le nostre richieste di protocollare i computi medici, tutto quello che è stato il danno e poi successivamente vedremo se lo Stato coprirà, il Ministero, il Consiglio dei Ministri coprirà e il cittadino potrà scegliere qual è, diciamo, l'importo più giusto affinché possa ritornare nella propria abitazione o affinché possa avere un ristoro del danno. Bentrovate e bentrovati nella seconda parte del TG Media News e proseguiamo con altre notizie. Da sabato prossimo a Palermo al via la 69ª edizione della Fiera del Mediterraneo. Vediamo. Sono contento dopo 5 anni di assenza a causa Covid e varie vicende chiaramente che hanno comportato la chiusura della fiera. Finalmente ripartiamo quest'anno con la 69ª Fiera Campionaria del Mediterraneo, un evento unico nel suo genere. Siamo la seconda fiera d'Italia per numero di espositori e visitatori, quindi è con grande orgoglio che oggi annunciamo la ripresa della fiera e sabato chiaramente aprirà i battenti. Noi abbiamo in questo momento 3 padiglioni aperti, che sono i 3 padiglioni principi della fiera, che sono il padiglione 20, 16 e 20A, e poi abbiamo tutto l'asse centrale della fiera che utilizzeremo, quindi un'area di circa 40.000 metri quadri, dove sarà ricca di espositori di ogni genere, con tanti contenuti all'interno, in questa fantastica, insomma, cornice sotto il Monte Pellegrino. Quindi siamo davvero contenti di poter dare di nuovo alle città di Palermo la storica Fiera del Mediterraneo. Gli espositori saranno circa 300 provenienti da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero e chiaramente ci sarà una nutrita, diciamo, numero di espositori da parte siciliano. Abbiamo tante categorie merceologiche che racchiuderanno la fiera merceologica e che chiaramente speriamo sarà diciamo di conforto per le aziende che parteciperanno e soprattutto sarà piacevole per i visitatori che visiteranno la fiera. Torniamo a prenderci cura di un posto importante per la città e per i palermitani. Dopo tantissimi anni riprende la Fiera Campionaria, sicuramente in versione ridotta rispetto ai decenni passati, però è un primo passo importante. Ringraziamo la forte sinergia con i privati, con MediExpo, che ha permesso di riaprire anche altri padiglioni rispetto a quelli che abbiamo conosciuto fino all'anno scorso e contiamo di migliorare, di arrivare al 2026 riaprendo buona parte dei padiglioni fieristici, continuando la partnership sana con i privati che sta caratterizzando questo evento. Vinitaly e viticoltura siciliana, il profondo legame tra la Sicilia e la viticoltura, un quadro che i cambiamenti climatici, le nuove scelte da parte dei consumatori e le sfide economiche costringono a ridisegnare per sviluppare in pieno tutte le potenzialità che la regione ha in canna sul piano delle produzioni vitivinicole. Ascoltiamo. Il Vinitaly è sicuramente l'evento dell'anno del vino italiano e quindi anche del vino siciliano. Un momento importante che ci dà la possibilità ovviamente di incontrare tantissimi operatori italiani e stranieri. Il consorzio, in una collaborazione molto positiva con altre istituzioni, quindi Vivai Polsen della regione siciliana, l'Università di Palermo, l'Università di Milano, ha messo su dei progetti che sicuramente ci daranno dei vigneti migliori nel futuro e quindi anche dei vini migliori. Questa grande ricchezza, l'identità, la ricchezza della diversità enologica dell'enologia siciliana, questi 140 produttori che riescono a raccontare in ogni prodotto un lembo del territorio a cui appartengono, danno sicuramente al consumatore un'idea di vino che è moderno, nel mio c'è stata l'innovazione, ma dove si continua a rispettare fortemente la tradizione. Valutare l'adattabilità a diversi ambienti e anche a situazioni di stress dei vitigni siciliani più noti, però, che però hanno una grande biodiversità al loro interno e delle varietà cosiddette reliquie, cioè vitigni più rari che sono stati anche parzialmente abbandonati e oggi si prova a recuperarli naturalmente valutandone il loro potenziale viticolo enologico nelle condizioni attuali, quindi nelle condizioni attuali di clima, di gusti di mercato,
di ecco, un po' tutto ciò che rende un vino potenzialmente appetibile, anche cercando di ottimizzare le tecniche enologiche, perché non è detto che tutte le uve vadano trattate nello stesso modo. Su questo non c'è un grande lavoro sperimentale finora, perché erano varietà, come dico, poco coltivate, e questa è una lacuna che il progetto Bivisi si propone di colmare. E ci spostiamo all'alberghiero di Erice, dove la cooperativa Badia Grande avvia il progetto Oltre il Cibo, dove gli immigrati insegnano la preparazione dei cibi etnici ai futuri chef. Guardiamo. Gli immigrati della cooperativa Badia Grande hanno condiviso le proprie tradizioni culinarie con i futuri chef dell'alberghiero Vincenzo Florio di Erice. Il progetto Oltre il Cibo, un'esperienza di integrazione e crescita, ha visto salire in cattedra una delegazione di 6 immigrati di diverse nazionalità, ospiti dei progetti SAI di Valderice e Marsala, per la preparazione di 2 piatti etnici. Il progetto, che va oltre la mera preparazione del cibo, è stato ideato dalla cooperativa sociale Badia Grande. La prima tappa si è tenuta in concomitanza con la festa di Eid Mubarak, un evento annuale che segna la fine del Ramadan. Un altro evento è previsto per maggio, durante il quale i ruoli saranno invertiti e i giovani immigrati avranno l'opportunità di conoscere i segreti dello street food siciliano. Un gruppo di ragazzi da 18 a 24 anni, ospiti dei centri di accoglienza di Valderice a Marsala, gestiti dalla cooperativa sociale Badia Grande, ha preparato dei piatti distintivi. Il couscous, una pietanza principe dell'area magrebina, a base di carne, verdure, legumi e tuberi, e il biryani, una prelibatezza delle grandi occasioni in Bangladesh, composta da spezzatino di vitello, riso e una ricca miscela di spezie. I 2 piatti sono stati realizzati contemporaneamente da 2 brigate di cucina multietniche, composte ognuna da 3 immigrati, altrettanti studenti e l'alberghiero. La preparazione di questi 2 piatti afroasiatici ha affascinato e coinvolto attivamente la delegazione della classe 4D dell'Istituto Alberghiero Vincenzo Florio di Erice. Nonostante difficoltà linguistiche, le 2 brigate multietniche hanno lavorato e comunicato nel linguaggio universale del cibo, condividendo segreti culinari e curiosità, grazie anche all'aiuto dei mediatori culturali. Tutti insieme hanno condiviso le pietanze e assaporato ogni boccone con la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande, una famiglia globale unita dalla passione per il cibo che diventa opportunità di lavoro e dal sogno di una vita migliore in una terra inclusiva dove i confini si dissolvono e la diversità diventa la forza che unisce. A Palermo è inaugurata la biblioteca blu di Palazzo Jung, il progetto dedicato al Novecento a cura di Alessandro Delisi prende vita all'interno dell'iniziativa chiamata Il Museo del Presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vediamo le immagini. La cosa più bella di questo museo, quando si pensa a un museo si pensa a qualcosa di passato, invece noi qua, lei trova quella scritta, qui facciamo futuro. Cioè questo sarà il posto dove la memoria di quelle terribili stragi del 93, la loro storia, quello che il lavoro che avevano svolto e quello che pensavano di fare, ecco, tutto questo sarà detto adesso ai giovani di tutta Italia che qua potranno venire, fare convegni, accostarsi agli altri giovani. Quindi questo è per certi versi il punto di arrivo della Fondazione Falcone, ma allo stesso tempo un punto nuovo di partenza. Il modo migliore per contrastare le mafie da qui. Sicuramente, perché come diceva Giovanni, la mafia è un fatto culturale e quindi come tale deve essere combattuto oltre la repressione. L'impostazione che abbiamo dato alla Commissione parlamentare antimafia è quello di parlare sempre ai più giovani, perché quello che è successo qui non succeda più, soprattutto possa vedere la sua fine. Lei fa parte anche di una generazione che ha vissuto quegli anni da piccola, ha avuto coscienza, consapevolezza. Noi viviamo in una terra come la Sicilia, come Palermo, dove facciamo ancora i conti col vizio, col racket, con le minacce, con le estorsioni, con il voto di scambio. Ecco, quanto c'è ancora da fare e quali sono le prospettive secondo lei? C'è moltissimo da fare, io ero una bambina, ricordo le immagini al telegiornale, ma tutta la mia attività politica ha poi voluto ricalcare quella storia, non a caso la Commissione parlamentare antimafia si è occupata subito dei famosi 57 giorni che dividono la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio. Purtroppo la criminalità organizzata e nello specifico la mafia, Cosa Nostra, non hanno ancora trovato la sua fine, anche se li abbiamo
siamo, e questo lo possiamo dire col sorriso, inferto colpi durissimi, in ultimo quello relativo a Messina Denaro, che anche stamattina continua a portare avanti filoni, come leggiamo dalle indagini, ma la mia paura, che è la paura che condivido con voi, è che questa rivolta civile, che è partita anche e soprattutto da Palermo, possa affievolirsi e possa quindi lasciare spazio alle nuove forme della criminalità organizzata. Tra queste nuove forme c'è quella sempre verde del voto di scambio, che credo sia una piaga da estirpare, soprattutto perché toglie ai cittadini la possibilità di fidarsi della propria classe politica elettorale. E passiamo ancora ad un'altra notizia: formare giovani nel mondo digitale, strategie e sfide della pastorale. A Caltanissetta si è tenuto infatti un incontro di formazione delle commissioni dell'ufficio regionale per i giovani e di quella dell'ufficio per la cultura e anche le comunicazioni sociali. Scopriamo di più nel servizio. A Caltanissetta si è tenuto nei giorni scorsi l'incontro di formazione delle consulte regionali degli uffici per la cultura, le comunicazioni sociali e la pastorale giovanile, organizzata dalla Conferenza Episcopale Siciliana. Il tema trattato: potenzialità e rischi del web per la pastorale quotidiana. Questo è il punto di partenza per un'attenta analisi dei fenomeni digitali. Naturalmente noi non possiamo, né vogliamo, né dobbiamo demonizzare o allontanarci da internet, al contrario, tentare di starci insieme rimanendo con i nostri valori e cercando di trasmettere la possibilità che in quel mondo ci sono gli aspetti profondamente belli e positivi che danno soddisfazione, ma ci sono anche quelli estremamente pericolosi che possono distruggere la nostra vita. E noi dobbiamo essere capaci di condurre, trascinare, educare, soprattutto le fasce più deboli, cioè quelle più giovani, e i bambini, a trascinarli a ricevere positività, soddisfazione, costruttività da tutti i momenti più belli e le possibilità migliori che ci offre questo strumento, quale è Internet. Abitare gli spazi è fondamentale nella vita reale. Noi comprendiamo quanto sia vitale per l'uomo, ma anche per le nostre comunità, cercare di stare lì, starci con responsabilità, vivere la propria libertà, ma con grande consapevolezza di poter offrire delle buone opere, delle buone prassi, delle buone abitudini. Evidentemente l'abitare digitale è un abitare un po' più complesso, perché il digitale raccoglie una serie di aperture nella comunicazione e quindi di conseguenza, almeno per quanto riguarda noi che abbiamo un credo, una fede, bisogna abitarli dando possibilità nella pratica di vivere le opere di misericordia, soprattutto quello di guardare, di vedere, di sostenere, di accompagnare, di lenire le ferite che spesso attraverso il naufragio digitale i minori, e non soltanto i minori ma anche gli adulti che vivono delle fragilità, possono incappare. E ora parliamo di viabilità. L'ANAS è in corso i lavori di ammodernamento della statale 284 occidentale Etnea. Dal chilometro 26 al chilometro 30 il nuovo tracciato ridurrà i tempi di percorrenza tra il capoluogo e i comuni etnei. Il costo complessivo dell'intervento è di 66 milioni di euro. Scopriamo di più nel servizio. Sono in corso i lavori di ammodernamento del tratto della SS 284 occidentale Etnea tra il chilometro 26 e il chilometro 30, che è unito al tratto Adrano-Paternò, per cui è in corso la progettazione esecutiva, avrà la funzione di raccordo di importanti realtà territoriali della provincia di Catania, come i centri abitati di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Paternò e le relative aree dell'Interland. Le opere principali previste nel progetto sono due gallerie artificiali, Cannatella e Naviccia, lunghe rispettivamente 95 metri e 42 metri, e due viadotti, Giordano lungo 180 metri, costituito a tre campate da 60 metri ciascuna, e Granatello lungo 200 metri con quattro campate, di cui due da 40 metri e due da 60 metri. Il nuovo asse, lungo complessivamente 3.750 metri, si sviluppa prevalentemente fuori sede, interessando la sede già esistente
solo nei tratti iniziale e finale. L'intervento in corso di esecuzione da Trano verso Bronte garantirà la riduzione dei tempi di percorrenza con la rettifica di tortuosità plano-altimetriche del tracciato, l'eliminazione degli accessi a raso e la messa in sicurezza della strada statale caratterizzata da rilevanti volumi di traffico generato anche da importanti attrattori turistici. L'intervento è inserito nell'accordo di programma quadro, il costo complessivo è di 66 milioni di euro, di cui 12 milioni messi a disposizione dall'Agenzia per la coesione territoriale. Il programma delle attività di ANAS prevede l'ammodernamento del successivo tratto da Adrano a Paternò in direzione del capoluogo, attualmente in fase di progettazione esecutiva, con una strada di categoria C1 extraurbana secondaria nel tratto fra Adrano e Adrano Sud per circa 1,7 km e di categoria B extraurbana principale nel tratto fra Adrano Sud e Paternò per circa 12,9 km. Il nuovo collegamento migliorerà il livello di servizio dell'intero itinerario, aumentando la velocità di percorrenza e le condizioni di sicurezza dei flussi di marcia lungo le due direttrici attraverso la separazione delle carreggiate stradali e la realizzazione di svincoli a livelli sfalsati. Bene, con questa notizia concludiamo la prima edizione. Vi ricordo comunque che vi aspetta la seconda edizione alle 19:30 con tanti altri approfondimenti dalla Sicilia. Grazie per averci seguito. Buona continuazione.